Mercoledì 19 marzo sarà attivato il servizio di trasporto a chiamata dal comune di Caggiano. La decisione, risalente alla delibera di giunta comunale dello scorso 25 febbraio, rivoluziona in parte il modo di spostarsi nella zona del Tanagro. Un taxi economico che facilita così i disagi che spesso gli utenti del Vallo di Diano e del Tanagro affrontano quotidianamente, soprattutto a seguito della riduzione del servizio di trasporto pubblico locale. Il servizio collega il centro abitato di Caggiano ed il territorio posto lungo la strada provinciale, parallela alle linee di trasporto dirette a da Potenza, Salerno, Napoli, Fisciano, Baronissi e Buccino. Basta una telefonata per prenotare all'interno del territorio comunale di Caggiano, indicando il luogo prescelto per la partenza e l'arrivo e la tratta che si intende scegliere. La prenotazione può avvenire chiamando il numero 366-4842015. L'operatore calcola e propone immediatamente le fermate e gli orari più vicini per beneficiare del servizio. Gli utenti che possono fruire del servizio a chiamata sono tutti quelli che si registrano chiamando l'operatore al numero 366-4842015. Un servizio unico in provincia di Salerno, come confermato anche dal sindaco Giovanni Caggiano. Nel nostro comprensorio credo che sia il primo comune, perché non ne conosco altri, quindi probabilmente questo è un servizio che, diciamo, ha in alcuni comuni del nord Italia. In effetti, navigando su internet abbiamo visto che è stato istituito, però nei comuni, diciamo, del comprensorio credo che siamo gli unici. Noi siamo rimasti sostanzialmente con un unico percorso che serve la popolazione scolastica che si reca nel Vallo di Diano, poi per il resto non abbiamo nessun collegamento, e in più questo servizio è assicurato solo limitatamente al periodo scolastico, quindi in definitiva stiamo soffrendo tutto il territorio comunale di un isolamento, quindi non ci sta collegamento con le coincidenze per Potenza, Salerno, Napoli, Fisciano, Baronissi e anche Buccino, per dove c'è il liceo e sono alcuni ragazzi. Il costo sostanzialmente è l'equivalente di un pullman di linea, quindi costa praticamente va da €1 a €1,50, quindi il costo del biglietto a seconda ovviamente della tratta percorso. Sabato 15 marzo, inoltre, alle ore 18:30, presso l'aula consiliare della nuova sede comunale, si terrà un incontro informativo sulle modalità di attuazione del servizio di trasporto a chiamata.